Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfio Zapparà e oggi siamo in un nuovo video. Oggi vi parlo della mia esperienza con Google Assistant. Iniziamo! Allora ragazzi, oggi vi parlo dell'assistente Google. Ho sempre sognato di fare questo video per parlarvi, per dirvi come funziona e quali sono e come usarlo. Quindi, ecco a voi la mia recensione su Google Assistant. Allora, Google Assistant è un assistente virtuale che è compatibile con i dispositivi con Android 6.0 o successivi. Io me l'hanno regalato quando mi hanno regalato il Wiko Henry 2, e perciò l'ho provato e mi sto trovando abbastanza bene. È un anno che ce l'ho e mi trovo abbastanza bene. Per usarlo basta semplicemente dire "Ok Google" e dopo un paio di secondi partirà l'inizializzazione dell'assistente e seguite i passaggi che vi vengono illustrati sul vostro cellulare e poi no, una volta che l'avrete finito di configurare potrete chiedergli il meteo, vi può aiutare a ricordare le cose, può creare promemoria, può impostare un timer, può impostare una sveglia, può fare un sacco di cose. Io ve lo consiglio. Il vantaggio di avere l'assistente Google è che può chiamare i contatti che avete memorizzati in rubrica. E può aprire anche le applicazioni installate sul telefono. Vi faccio un esempio. Per esempio, all'assistente potete dire, per esempio, di aprire, per esempio, WhatsApp, Facebook e così via, dicendo tutto con la voce, ragazzi. Tutto con la voce. E lui dirà: "Sto aprendo applicazione." E poi verrà lanciata l'applicazione che avete chiesto di essere aperta. E l'utilità è che è rapido. Quindi provate per credere. Sì, può attivare la torcia, il wifi, regolare lo schermo. E la cosa più bella è che può regolare anche la suoneria. Per esempio, se gli dite "Ok Google, attiva il wifi", l'assistente andrà ad attivare il wifi. Se invece gli dite "Ok Google, regola luminosità al 50%", lui andrà a regolare la luminosità dello schermo. Oltre a spegnerlo, accendere il wifi, la luminosità, eccetera, può fare anche l'opposto, cioè disattivare il wifi, disattivare il Bluetooth, regolare la luminosità, può fare qualunque cosa. Fidatevi che io ho provato in prima persona e so come funziona. E so come funziona. Sì,
L'assistente può intrattenere dicendo un aneddoto interessante, oppure raccontando una barzelletta, oppure dice, insomma, ci sono tante cose che l'assistente Google può fare per intrattenervi e potete dirgli, ok Google, passatempo casuale, e lui vi va a fare un passatempo casuale. Conclusioni. L'assistente Google è il migliore. Quindi io ve lo consiglio perché vi tiene, oltre a tenervi compagnia, vi aiuta nella vostra vita quotidiana, perché può fare una marea di cose. Io l'ho provato per la prima volta quando mi hanno regalato il Wiko Henry 2, questo qui gli è nato l'idea di parlarvi dell'assistente Google per parlarvene, insomma. Quindi è una cosa meravigliosa, perché quando l'assistente Google sa fare un sacco di cose. Bene ragazzi, con questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate mi piace. Questa era la mia esperienza con Google Assistant. Ci tengo a precisare che mi hanno regalato Google Assistant, l'ho provato per la prima volta quando ho compiuto 18 anni. E niente, il video si conclude qua. Se vi è piaciuto lasciate mi piace, attivate la campanellina delle notifiche, iscrivetevi al canale, fatemi sapere voi come vi trovate con Google Assistant sotto nei commenti e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao, sempre qui Rafael. Ciao!